Beh, leggende metropolitane e aneddoti, la vita di un giornale è anche questo. Quando siamo arrivati qui c'era tutta un'organizzazione anche di diffusione, di distribuzione che noi giornalisti non conoscevamo bene. Però sapevamo che il capo, il direttore generale, era un mastino, si chiamava Amedeo Massari e si era comportato da mastino anche nelle sue precedenti esperienze editoriali. Era preceduto dalla fama di uno che buttava giù i giornali dei concorrenti dai treni che li trasportavano da una città all'altra. Diciamo che ci sentivamo ben rappresentati.